Amici, ed eccoci qui ritornati con un'altra puntata di Don Chisciotte i mulini a vento. Siamo alla Alfredo, che puntata siamo? 28esima? Credo alla 28. Perfetto, 28esima puntata. Oggi 27 ottobre, sono le 22.01 qui a Radio Science in regia, perché dovete sapere, lo dico questo, perché non mi trovo mai con l'orologio di Alfredo, di Don Chisciotte. Insomma, Sancho Panza e Don Chisciotte hanno due orologi. Dopo vi spiego perché. E dopo ci spiega perché. Bene, allora iniziamo subito, caro Alfredo, con la rassegna stampa, in modo da darti subito la parola, perché so che tu hai diversi argomenti che sono molto 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 interessanti questa sera, vero? Attuali, diciamo attuali. Non attuali, attuali. Attuali, attuati dalla società italiana, ecco. Perfetto. E interessanti. Interessante, questo è importante, perché la cosa, dobbiamo solleticare la voglia dei nostri ascoltatori, in modo che vanno ad approfondire il discorso. Esatto. C'è stato un attimo che sono rimasto con la bocca aperta, devi sapere, Alfredo, in regia, e in questo momento in diretta sta andando la mia bocca aperta. Vabbè. Fammi i complimenti. Allora, rassegna... che i denti li hai tutti, sono puliti, siamo a posto. No, non ci sono mica problemi. No, perché ho dei problemi stasera con la regia, col mio video. Devi sapere, non col tuo. Il tuo è bello, pulito. Adesso proviamo a degradare un attimo l'immagine, vediamo se cosa succede. Ok. Ok. Arriverà un po' l'immagine degradata perché c'è qualche cosa nella cam. Partiamo subito con la rassegna stampa, cari amici, 22.03 qui da Radio Science TV e Radio Science, la web radio di Radio Science. Nozze gay, il Consiglio di Stato dice sindaci non possono trascrivere quelle fatte all'estero. Quindi polemiche sul giudice anti-LGBT. Respinto il ricorso contro l'annullamento disposto dal prefetto a Roma perché la legge prevede la differenza tra i sessi. Quindi annullato il registro voluto dal sindaco dimissionario Ignazio Marino e altri amministratori, come da Milano a Bologna, nei mesi scorsi avevano disobbedito. Staremo a vedere, insomma, se il governo non ci mette la pezza, non fa una legge, non possiamo farci niente, caro Alfredo, è così o no? Lo so, è verissimo. Insomma, purtroppo ci deve mettere sta benedetta pezza. Sottomessi. Adesso passiamo a Napoli, dovete sapere che a Napoli, insomma, Salvini sta tentando anche di fare il movimento, insomma, noi con Salvini. Le truppe cammellate a un comizio di noi con Salvini. Sapevamo che era un incontro su disoccupazione, quindi in poche parole hanno detto alle persone: venite che c'è un incontro sulla disoccupazione, poi invece alla fine era un comizio di noi con Salvini. Insomma, il meeting, il meeting napoletano del movimento Noi con Salvini spunta anche i militanti a loro insaputa, in perfetto stile berlusconiano. E lo scopo qual è? Fare numero. Siamo partiti da Scampia, spiega uno dei partecipanti, due autobus con circa 100 persone, ma non ci hanno detto che si trattava di una manifestazione a favore di Matteo Salvini, altrimenti non sarei venuto. Io sto con Berlusconi, ha detto uno. Ho mandato appunto sulle news questa intervista a queste persone. Insomma, altre persone è stato detto che avrebbero partecipato a una iniziativa contro la disoccupazione, insomma, così molti non sanno neanche il motivo della loro presenza e sono i cronisti a doverglielo spiegare. Insomma, la gente è andata lì senza sapere che cosa stava facendo.
Mi ricorda molto, caro Rosario, i comizi fascisti in cui le camicie nere spostavano con i camion le persone da un comizio all'altro per far vedere le piazze piene. Siamo lì, non lo so, è che è cambiato. Ma comunque, dice, così molti non sanno neanche, appunto abbiamo detto, e dice un militante, evidentemente ha capito che non siamo terroni. Intanto all'interno della sala si parla di amministrative. Ci stiamo organizzando per andare da soli alle prossime elezioni comunali, dice appunto Gianluca Cantalamessa, che è candidato sindaco di Napoli per noi con Salvini, ma non esclude alleanze anche con il candidato sindaco di Forza Italia, Gianni Lettieri. Non lo so sto movimento, vabbè, staremo a vedere. Comunque seguiremo tutte le vicende attraverso le cronache, no? Adesso passiamo a Del Debbio. No, a Milano l'anti Renzi sono io, lascio TV solo per Palazzo Chigi. Questo è Del Debbio, che è un presentatore, fa la nota trasmissione, se non sbaglio, no? Quindi sì, fa due trasmissioni, innanzitutto dalla vostra parte alla sera, dal martedì al venerdì, e al lunedì sera Quinta Colonna, un affare del genere, non mi ricordo esattamente. Ricordi esattamente il nome. Perfetto. Comunque, secondo i sondaggi di Ipsos per il Corriere della Sera, in caso di sfida con Sala si proliferebbe un testa a testa, ma il conduttore di Quinta Colonna, che è populista e se ne vanta, dice l'articolista, che è fondatore di Forza Italia ma lasciato da Salvini, punta più in alto. Sono l'unico che può mettere d'accordo tutto il centrodestra. Vabbè, contento lui. Migranti, Juncker dice flessibilità per costi accoglienza? Sì, se dimostrati. Il Presidente della Commissione europea ribadisce che non ci saranno spazi per l'utilizzo delle risorse per voci diverse da quelle della questione immigrazione. Ma il PD dice che l'Unione europea riconosce e ripaga gli sforzi degli Stati. Tu cosa ne dici, Alfred? Sarà vero? Bah. Ma guarda, stasera ho fatto delle considerazioni piuttosto tristi sul problema della migrazione, perché in un programma di Rai 1 si parlava di due famiglie che sono obbligate a vivere in macchina, italiane, che sono obbligate a vivere in macchina perché hanno perso il lavoro e dopo il lavoro hanno perso la casa. E dopo pensare, che devono perdere, non ho capito, non hanno più niente da perdere a quel punto. Ah, dopo non hanno più niente da perdere, hanno da perdere la salute e tutte queste cose. Mentre, qui mi dispiace dirlo, i migranti vengono accolti. Vabbè, questa però bisogna vedere, Alfredo. Bisogna vedere se poi questo è vero. Però, diciamo, nell'immaginario collettivo si pensa che questo succeda. Ecco. Sì, insomma, è che è il solito discorso, insomma, che comunque. Staremo a vedere, Alfredo. Dovremmo capire la situazione. Certo. Ok. Stasera la mia webcam dai numeri va a scatti, non capisco perché. Ultima notizia della serata, caro Alfredo, per quanto riguarda la rassegna stampa, la legge di stabilità. Dal fondo povertà al rischio ticket, passando per deficit e taglio IMU. L'ABC della manovra, trovate un articolo che trovate sul fattoquotidiano.it. Oltre alle tasse sulla prima casa c'è il bluff sugli esodati, le pensioni che non verranno indicizzate e la mancata proroga per l'opzione donna, ma anche il taglio dell'IRES promesso ma a forte rischio insieme al primo mattone per il decentramento della contrattazione attraverso gli sgravi fiscali e per il salario di produttività. In poche parole, c'è anche dell'altro, dice l'articolista. Insomma, tutti i dettagli della finanziaria per il 2016 la potete leggere sul fattoquotidiano.it, e credo che sia un articolo che è molto interessante, che vi possa interessare molto.
Caro Alfredo, la rassegna stampa termina qui, sono le 22:10, la mia immagine la tolgo perché ormai fa schifo, insomma, fuori di... Metterci un avatar. Ci ho messo il mio avatar. Insomma, in poche parole, possiamo andare avanti con la trasmissione. La trasmissione. Volevo ricordare a tutti gli amici che la linea telefonica è stata ripristinata, quindi 0422 16 26 622. La chat è in fermento e attiva. Ci sono io, venitemi a salutare. E a questo punto non resta altro che passare la palla all'amico Alfredo. Vai Alfredo! Ok, carissimi amici. Un caro saluto qua da Casalecchio di Reno in Bologna, e cominciamo con argomenti interessanti, ma più che altro argomenti che sono all'ordine del giorno, e sulle radio e sulle televisioni se ne parla in continuazione. Il primo argomento è tratto dal Fatto Quotidiano, che è un po' la nostra fonte primaria di informazioni, e parla della RAI. In questi giorni sappiamo che si cerca di capire in che maniera dovremo pagare obbligatoriamente il canone RAI, e se sulla bolletta, se sulla bolletta ratealmente, e chi non la paga che fine farà. E hanno detto che cripteranno i programmi, bloccheranno i canali RAI, ma poi rimangono i canali della Mediaset, quindi qualcosa si riesce sempre a vedere. Ma quello che vorrei dirvi, e quello che presenta questo articolo di Francesco De Vescovi del 26 ottobre di quest'anno, e parla della RAI e del suo progressivo invecchiamento. Purtroppo il palinsesto, tutti sappiamo ormai cos'è il palinsesto, e potete anche vedere sulla nostra web RAI e web TV radio il palinsesto del nostro emittente, un bellissimo palinsesto fatto dall'amico Rosario, e sia il palinsesto che i presentatori invecchiano con i programmi e con i loro ascoltatori. Sappiamo che la RAI è quella che noi definiamo la rete generalista, e che dovrebbe essere suddivisa in due settori ben definiti: quello dell'informazione, con i telegiornali, con i programmi di approfondimento, con il talk show dove sono presenti politici e cittadini, e quell'altra parte invece di puro intrattenimento, che dovrebbe dare così un aiuto a passare piacevolmente alle casalinghe la giornata, e ai lavoratori una serata che possa così dimenticare i problemi del giorno. E di solito, comunque, se noi vogliamo fare una statistica o comunque analizzare la torta, la cosiddetta torta di statistica, abbiamo all'interno della RAI un 28% di film di intrattenimento, un 35% informazioni, approfondimento, rubriche, programmi culturali, logicamente a parte Rai 3 e Rai 5, un 13%, lo sport addirittura un 3%. Questo mi meraviglia molto, perché siamo, almeno gli altri, a me non è che interessi nella maniera più assoluta lo sport, bene. Cari amici, abbiamo avuto un attimo un momento di caduta
di linea da parte dell'amico Alfredo. Sono le 22:15, appunto stiamo cercando di riprendere la comunicazione con Alfredo, appena la ripristineremo riprenderemo la trasmissione. A questo punto manderemo un brano che è sotto licenza Creative Commons di Mirva, che è I Am The Sun, e ci sentiamo fra qualche minuto. Bene, cari amici, ed eccoci ritornato in linea. Abbiamo ripreso l'amico Alfredo, fortunatamente non è successo niente, è vero Alfredo, sei caduto e basta. No, sono caduto ma non mi sono fatto male. Pessima Stavamo battuta questa qua, però va bene lo stesso. Stavamo parlando della suddivisione statistica dei programmi. E comunque, a parte i numeri, che sono sempre numeri, non rendono bene l'idea certamente, la televisione dovrebbe essere fonte, un luogo di fantasia e di creatività. Certamente escludiamo i telegiornali, dove le possibilità di modificare i palinsesti e le strutture
e l'organizzazione del programma stesso sono piuttosto difficili, quasi impossibili, mentre tutti gli altri programmi di intrattenimento dovrebbero avere un continuo cambiamento anche per dare la possibilità a uno sviluppo sempre maggiore della creatività e della fantasia. Questo purtroppo non succede assolutamente nella RAI e forse anche in Mediaset come Canale 5, perché sono strutturati in maniera molto conservativa. È quindi difficile poter vedere cambiamenti nel proseguo degli anni. Per esempio, un programma che è un programma storico, addirittura prima si faceva in radio, Sereno Variabile, sono 37 anni che viene trasmesso. Qui sembra di essere quasi alla rappresentazione in Inghilterra del bestseller dell'Agatha Christie con, oh signore, non Trappola per topi, 10 piccoli indiani, che sono decine e decine d'anni che si trasmettono. Mattini in famiglia, che poi è diventato in un secondo tempo Mezzogiorno in famiglia, è, senza cambiare nulla, è sempre la stessa zuppa in tutti i modi, è dal 1989 che va in onda, e parliamo solamente di tre programmi, cioè storici della TV generalista. E anche il discorso dei conduttori non cambia, perché moltissimi conduttori sono in definitiva agganciati ai loro programmi. A volte ci può essere che ci siano dei turnover, dei cambi, dei susseguirsi di conduttori, ma poi sempre gli stessi, come in Affari Tuoi, il famoso gioco dei pacchi, che a volte ha avuto dei cambiamenti poi per ritornare al vecchio conduttore. E per quale motivo si continua sempre a trasmettere gli stessi programmi, o programmi comunque strutturati nella stessa identica maniera? È perché con vecchi programmi i costi sono ridotti, mentre se dovessimo, i costi fissi del programma sono ridotti, perché se dovessimo partire con dei nuovi programmi, il discorso cambia, esiste un costo maggiore di avviamento del nuovo programma, e quindi continuiamo sempre con gli stessi format, gli sponsor, i protagonisti, e niente cambia. E questo ci indica proprio l'invecchiamento di questo modo di fare la televisione. Forse sono cambiate alcune piccole cose, per esempio nei programmi thriller, prima andava l'America, ora stanno andando molto forte i programmi che vengono dalla Germania, e questo è un cambiamento, comunque non è un grosso cambiamento epocale. Si ha sempre paura di sfornare un programma che non venga accettato dal pubblico. Sappiamo benissimo che i programmi vengono fatti su dei target ben definiti: il target degli anziani, il target dei lavoratori, il target delle donne, dei ragazzi, dei giovani. Si cerca di poter mantenere costante il livello ottenuto.
Sarebbe un'idea originale, per esempio, e in questo articolo viene spinta questa proposta, un programma sorpresa. Durante la settimana andiamo avanti con il solito tran tran, proprio a cadenza fissa, come chi lavora in catena di montaggio fa sempre lo stesso lavoro per tutta la vita, inserendo una, in prima serata una serata sorpresa dove si fa partire un programma nuovo che dovrebbe essere completamente nuovo proprio, in modo da poter studiare anche la reazione del pubblico, ma questo non si fa. E in più la RAI dovrebbe aprirsi alla società utilizzando anche degli autori esterni, non solo quelli che hanno gli uffici davanti al cavallino o al cavallo della RAI, ma anche autori nuovi che possano proporre delle idee innovative e certamente fuori dagli schemi e ringiovanire la struttura stessa. Si è sentito dire spesso anche che tanti autori hanno proposto cose nuove al di fuori degli schemi, ma sono stati completamente bocciati perché non avevano quella la dirigenza della RAI non aveva la certezza di andare incontro al piacere del pubblico. Ma io credo che se si cambiassero le cose per il pubblico sarebbe molto meglio e ci sarebbe una rinfrescata, veramente un'aria fresca, un'aria di montagna che depura questa nostra televisione di Stato o generalista in maniera molto efficace. Io direi che per questa cosa, per esempio, sono cambiate, io vengo praticamente, ho visto la televisione dal primo momento nel 54 quando aprirono i programmi. Non esiste più il teatro, le pièce teatrali, come o anche uno spettacolo comico che non sia fatto dai soliti comici che se la passano la Mediaset e la Rai. E programmi culturali, c'è lo scandalo spaventoso dei programmi culturali che vengono trasmessi a mezzanotte o l'una di notte, quella è una cosa obbrobriosa. Cioè siamo ridotti ad avere in prima serata dei programmi assolutamente obsoleti e praticamente inutili che non portano niente di nuovo, mentre programmi culturali, programmi di interesse veramente importante vengono trasmessi per chi lavora, fa i lavori notturni, che si può guardare la televisione se non ha troppo da lavorare, meno che non lavori in una fabbrica, la gente che fa la vigilanza eccetera, si può vedere questi programmi. Se andiamo avanti così possiamo star sicuri che poca gente pagherà il canone, e se gli taglieranno i programmi RAI, pazienza, anzi sarà molto meglio, perché eviteranno di vedere sempre la stessa frittata girata e rigidata. A te la parola dopo questa tirata sulle programmi della RAI, caro Rosario. Insomma, Alfredo, che vuoi che ti dica? È il solito discorso, insomma. La televisione è nata per come oppio dei popoli. Cioè, esatto, è bello, dicevano. Mi ricordo questa frase. Pasolini, l'ha sempre detto.
Cioè, in effetti la televisione tende a plasmare la gente come vuole il potere, perché poi in fin dei conti è questo. Questo è l'unico motivo. Cioè, io dico va bene che sia bene che ci sia la televisione, eccetera, che informi, eccetera. Però mi ripeto sempre su questo argomento, perché dico ogni persona dovrebbe cercarsi le informazioni per proprio conto. Se io sento una notizia che mi incuriosisce, no? Oppure voglio sapere se quella notizia è stata detta in modo corretto, vado a vedere anche gli altri come l'hanno riportata. Alla fine mi faccio la mia idea, per l'amore del cielo. Invece sembra delle volte che qui quello che si dice per televisione è Vangelo. Cioè, non esiste la possibilità di discutere su quell'argomento o quella notizia. Ed l'ha detta per televisione, quindi è il Vangelo, ma non è vero, perché la televisione è fatta da esseri umani e gli esseri umani possono avere anche dei problemi, insomma, di interpretazione, insomma, no? Ma anche essendo fatta da esseri umani, questi esseri umani la vengono a utilizzare per manipolare. E questo anche questo, cioè, ero buono stasera, Alfredo, volevo fare la persona brava, buona, senza... no, non è il momento, questa sera. E allora, insomma, quindi nulla di nuovo sotto il sole, in poche parole. No, purtroppo assolutamente nulla di nuovo. Andremo a finire nelle piccole televisioni, le piccole reti. Io consiglio di ascoltare piccole emittenti locali, insomma. Certamente. E comunque ricordiamoci che c'è il grande mondo come il nostro della TV web e della radio web, che certamente esce dagli schemi, assolutamente. Non per, innanzitutto perché non hai mezzi per competere, ma proprio questa mancanza di mezzi spinge alla creatività, e questa è una cosa estremamente importante. Beh, sì, in effetti, guarda, noi piccoli che siamo cerchiamo in tutti i modi di creare qualcosa di nuovo. Non siamo obbligati allo share, non siamo obbligati agli indici d'ascolto e tutte queste sciocchezze. No, ma queste sciocchezze servono per chi deve vendere la pubblicità. Vabbè, certamente, se no non avrebbero nessun senso. Perché se noi voglio fare pubblicità su un emittente, voglio che sia seguita quell'emittente, no? Indubbiamente. Va bene, c'è un brano musicale, caro Rosario, da mandare. Ma tu già, già vuoi passare al brano musicale, insomma, no, passiamo al secondo, sempre di Mirva. Parliamo di una notizia. No, possiamo mandare di Mirva il brano One e poi dopo andiamo fino alla fine. Complimenti. Come complimenti? Perché complimenti, Alfredo? Era il brano. Ho cercato semplice, va bene? Sì. Allora ci ascoltiamo di Mirva, One.
Ed eccoci qua, cari amici, di ritorno in diretta qui in trasmissione con Don Chisciotte i Mulini a Vento, 28ª trasmissione, sempre live con l'amico Alfredo Stori, che è il nostro Don Chisciotte, il Don Chisciotte di Radio Saiuz. E appunto stasera, caro Alfredo, mi era venuto in mente di dirti una cosa, poi dopo mi è sfuggita. Sarà l'età, chi lo sa? Sapessime quante cose fuggono, figuriamoci. Ah no, parlavamo delle nostre linee ADSL che abbiamo in Italia, che fanno schifo. Qualsiasi operatore che prendi fanno proprio schifo. Ti parlavo della linea che c'è, cioè, di una delle linee che è in mio possesso, è che da 20 mega se non riesco a ottenere 8 mega, che meno male che quella linea che usiamo per quanto riguarda Radio Sites, usiamo come linea di servizio. Però i contratti, mi sono andato a vedere, i contratti dicono che loro ti danno la linea fino a 20 mega. Quindi può essere un mega, due mega. No, fino un minimo deve mega. Essere garantito, insomma. Vabbè, invece parliamo di una cosa piuttosto grave, che anche questa ha riempito le cronache, non solo le cronache, i programmi talk show e le cronache giudiziarie, il caso del pensionato che per difendere la sua villetta rosa ha sparato e credo che abbia ucciso, adesso questo ha sparato a un presunto ladro o rapinatore. Purtroppo il problema sta cominciando a diventare sempre più grave. Non siamo ai livelli americani, sulle uso delle armi l'America purtroppo sta vivendo attimi continui di terrore, dato che in America, in molti stati dell'America, comprare armi è come andare a comprare un paio di sci o un vestito. Infatti le armi sono un reparto dei supermercati. L'abbiamo visto in tanti cinema, in tanti film, quindi certamente quella è la realtà. In Italia invece, grazie a Dio, il problema non ha preso ancora un aspetto preoccupante, ma comincia lentamente a preoccupare. Vediamo l'evento di questo pensionato che ha sparato a un ladro, addirittura lui poi era, se ho ben capito, sul terrazzo di casa, il ladro era sotto, comunque l'ha colpito al petto, non gli ha sparato alla schiena come si diceva nei film western, che anche allora era un fatto gravissimo. E la gente, quella cosa più terribile comunque in questo articolo, sempre sul Fatto Quotidiano Società, del giornalista Luciano Casolari, sempre del 26 ottobre, è che questo pensionato è diventato un eroe. Va bene che sono morti gli eroi, non abbiamo più eroi civili che con loro esempio ci esaltano, adesso chi commette nefandezze diventa eroe ed esalta lo Stato, esalta la gente, esalta i concittadini. Cerchiamo di farci giustizia per conto nostro. Questa è una delle cose più gravi che possiamo intraprendere. E ricordiamoci che non abbiamo né l'autorità né le facoltà di farci giustizia. Certamente tra il farsi giustizia e la legittima difesa esistono dei confini abbastanza labili, abbastanza sottili, però
devo dire che non è una cosa bella, non è una cosa che possa trasformare un uomo in eroe. Abbiamo paura, certo, il mondo in cui stiamo attraversando è un mondo di paura, è un mondo piuttosto scuro, perché abbiamo paura di questa, di tante cose, di chi non capiamo, di questi migranti di cui non conosciamo niente, e piuttosto che andargli incontro e conoscerli cerchiamo di rinchiuderci dentro nella nostra paura. Abbiamo mille terrori che ci attanagliano ogni giorno, la paura delle donne verso la violenza degli uomini e via discorrendo. Però io continuo a dire che non possiamo difenderci da soli. Esiste un esercito, esiste una polizia, esistono i carabinieri, esistono strutture statali fatte apposta per essere sempre a nostra difesa. E purtroppo a volte non riescono ad arrivare in tempo, ma il più delle volte riescono a risolvere in maniera egregia il loro compito. Avere un'arma è sempre pericoloso. Innanzitutto esiste una legislazione ben precisa, ma vediamo che molta gente ha avuto il porto d'armi pur avendo dei problemi psichiatrici. E comunque detenere un'arma è in Italia ancora troppo facile, perché basta, non dico i gioiellieri, chi lavora sulla strada, chi la usa per lavoro, per difendersi nell'ambito del proprio lavoro, ma parlo dei cittadini normali, dei pensionati, di chi fa lavori molto sedentari e tranquilli. E detenere un'arma basta chiedere un permesso alla Polizia di Stato, ai carabinieri, avere un foglio che ti autorizza ad andare in un negozio d'armi e comprarla. Però anche quando arriviamo a casa, l'arma non si può, come questo pensionato, come tanta altra gente, di tenerla sul comodino carica. L'arma in casa deve essere tenuta scarica, e da una parte l'arma e da un'altra parte i proiettili, proprio per non cedere in tentazione di violenza. Continuo a dire, possiamo capire le motivazioni, possiamo cercare di capire le motivazioni, il senso di precarietà, la paura per il futuro, anche per motivi di propaganda politica, anche quella istiga. L'altro giorno c'è stato un politico che in televisione si è presentato con un'arma in pugno. Sono cose allucinanti, da dementi, da incapaci di intendere, di volere, e noi li abbiamo eletti nostri rappresentanti. E scusami, ma era su, sì sì, un'intervista, chi era quel leghista lì, sta parlando. Immagino che fosse un leghista. No, ma dico io, ma il discorso è questo, però sembra che lui abbia fatto sta bravata, però che non era funzionante quell'arma lì, non lo so se è vero. No, dico, il gesto comunque c'era, il gesto. Cioè, è fatto da un politico, fatto da un rappresentante delle istituzioni, insomma, è ancora peggio, insomma. No, ma volevo essere preciso all'interpretazione dell'informazione. Se un rapinatore si presenta, e dopo il caso, ma forse non riusciamo a parlarne stasera, di quell'ex direttore di banca, della banca Etruria, che ha cercato di rapinare
la propria agenzia. Se un rapinatore si presenta a effettuare un'effrazione anche con una pistola di cappio e un poliziotto gli spara, ha ragione il poliziotto, perché nel tempo breve dello scontro non è facile distinguere un'arma giocattolo da un'arma falsa. Le armi false devono avere un tappo rosso sul foro d'uscita, ma è un tappo che si può togliere con estrema facilità. Quindi bisogna stare attenti. A volte è meglio tenere un bottone, ma non almeno far male senza. Alfredo, un attimo che stai arrivando male con l'audio. Ho capito. Prova a parlare più lentamente tenendo una certa distanza dal microfono. Vabbè, la distanza è sempre uguale, sono più di mezzo. Ecco, adesso di... arrivi bene, ma a un certo punto c'è una saturazione. E non ho capito perché. Questo rimane sempre una cosa terrificante. Ecco, una cosa che sta aumentando nell'uomo è quello che si può definire a livello psichiatrico l'indice di aggressività, ma questo lo vediamo in continuazione, mariti che picchiano le mogli, mai che siano le mogli a picchiare i mariti, questa è una cosa strana, lo vediamo a scuola con i bulli che prendono di mira un ragazzo indifeso, gli fanno passare momenti terribili, la violenza contro i gay, contro gli omosessuali, via discorrendo. Viviamo questa realtà dell'aggressività a fior di pelle proprio, è quasi una cosa che si respira nell'aria. Quindi ad aver meno possibilità, cioè avere fra le mani un'arma, diventa un incentivo all'autodifesa ad oltranza e a farsi giustizia per conto suo veramente forte, un messaggio forte. Mi ricordo, ne parlavamo l'altro giorno, Rosario, sì. Va bene che siamo immersi in una violenza con i figli e le figlie allucinante, ma ti ricordi il grande Charles Bronson con il saranno, io penso, 30 anni che non lo trasmetto, perché era proprio un incentivo a farsi giustizia. Ma anche se Sabros non viene fatto questi film nelle nostre reti televisive, dobbiamo dire che i film di adesso, più che altro i telefilm di adesso, sono spesso un'istigazione alla violenza. Sono un pacifista e confesso apertamente di amare le armi e di averne possedute tantissime, ma solamente per andare al tirassegno, che è uno sport molto rilassante, ma mai avrei girato con un'arma al fianco, e addirittura avevo la possibilità, dato che ho sempre fatto vigilanza, di passare alla vigilanza armata, mi sono rifiutato proprio perché non concepisco l'uso delle armi. Mi fanno ridere molto anche i vigili urbani che girano adesso tutti armati, a meno che uno non si rifiuti. Non so che cosa possa essere di utilità. I bobbi inglesi hanno sempre avuto solo il manganello e sono sempre stati in grado di difendere i cittadini e di mantenere l'ordine. Ecco, questa è una mia considerazione. Diciamo, più che un articolo, l'articolo è stato di spunto, ma più che altro è stata una mia considerazione sull'uso delle armi.
Speriamo che la gente riesca a capire questa cosa veramente pericolosa, perché tra avere un'arma sul comodino e usarla, il passo è talmente breve che noi non ce ne accorgiamo assolutamente. Hai qualcosa da dire? Alfredo, ho qualcosa da dire? Io sono proprio contrario alle armi, quindi cioè, neanche il temperino io posseggo, quindi... La lancia e la spada, quindi ci arrangiamo. Quindi... Alfredo, cioè, per me tutto ciò che serve a distruggere una vita mi fa star male. Può essere una pistola, un coltello, una forbice, qualsiasi cosa. Cioè, che se... qualunque cosa usata in maniera appropriata può diventare mortale. È così. 22:54 minuti, caro Alfredo, con la 28esima puntata di Don Chisciotte e Mulini a Vento. Questa sera c'è stato un po' di maretta, diciamo, con problemi tecnici, quindi va bene, ma non ci siamo. Ma non è tanto quello, perché si riesce sempre a ovviare e a continuare la trasmissione senza nessun problema, anche se uno ci resta male. Io però vorrei che tu accennassi a quell'altro argomento che mi avevi detto che non... cioè, ovviamente non riesci a trattare tutta la notizia stasera, però questa notizia la potremmo riproporre non dico la settimana prossima, che la settimana prossima andiamo in replica. Comunque i nostri ascoltatori sanno tutti che se un argomento che non sia proprio legato a quel giorno particolare non riusciamo a dirlo, rimane sempre in memoria nei nostri computer e quindi lo riprendiamo la volta dopo. Quello di cui tu parli è l'argomento che oggi, per esempio, se ne parla, sentivo la radio stamattina, Radio 24, e ne parlava intorno al mezzogiorno facendo delle interviste, eccetera. È il problema che è saltato fuori con una dichiarazione dell'OMS, l'Ordine Mondiale della Sanità, nel parlare delle carni. Che le carni siano pericolose alla salute se usate smodatamente, cioè facendole diventare l'unico mezzo di alimentazione che abbiamo, quello lo sappiamo. Gli oncologi, gli studiosi dei cancri, già da molti anni se ne parlano della sua pericolosità. Se torniamo indietro nel tempo, non so che vi ricordate certe commedie in cui il padrone di casa c'ha la gamba stesa sopra al divano e tutta fasciata perché ha la gotta. Anche quello era un'espressione del problema proprio di una alimentazione smodata con la carne. Gli italiani, già ho diversi articoli messi sul computer, uno del Fatto Quotidiano, uno della Repubblica e uno della Stampa, che parlano tutte, perché qui sembra che i wurstel, il prosciutto e le carni lavorate possono causare il cancro. E addirittura vengono a dirci che può essere dannoso come il fumo. Infatti, sì, la notizia che ho sentito questa qua. Oggi se ne parla in continuazione. Ma sai, il momento. Può diventare il leitmotiv. Purtroppo sono già le 23 ormai. Io, cari amici, vorrei fare un discorso molto molto più ampio, perché ho raccolto informazioni a pro e a contro la cosa, quindi volevo così parlarne nei vari aspetti, perché chi dice che certamente non possiamo paragonare
l'uso dei wurstel e del prosciutto, che sono due lamenti lavorate, non possiamo definirle pericolose come le sigarette, perché mentre le carni lavorate, gli insaccati, di cui anche il wurstel fa parte, sono probabilmente cancerogene, le sigarette lo sono a tutti gli effetti. Quindi non possiamo nasconderci dietro a un dito. Ma sai che cos'è, Alfredo? Che certi paragoni vengono fatti per rafforzare la cosa, per fare audience, fare scoop, per fare clamocè da parte dei media. Ma certamente. Cioè, tirano fuori da un discorso fatto semmai da un oncologo una cosa del genere, che avrà detto chissà, fa male però come le sigarette, fa male come... se fanno male come le sigarette. In effetti esiste poi comunque dei gruppi di pericolosità che vengono testati. Per esempio il manzo, l'agnello e il maiale sono inseriti nel gruppo 2A, che sono, come ho detto prima, quelle sostanze probabilmente cancerogene, e mentre le sigarette sono nel primo gruppo, perché quelle sono sicuramente cancerogene. Comunque, carissimi amici, Alfredo, mi viene in mente una cosa, scusami se ti interrompo. Se ti ricordi tutta la discussione che c'è stata dietro al metodo di Bell. Sì, non l'ho mai seguito, però ho sentito parlare. Perché oggi sembra che Di Bella sia stato, diciamo, reintegrato. Sì, perché sembra che, insomma, a detta di persone, insomma, esperti del settore, e invece gli hanno fatto una guerra che non finiva più all'epoca. Ma sai, purtroppo queste guerre, come tu sai benissimo, quindi queste notizie, queste notizie, beh, che lui andava contro le lobby delle case farmaceutiche, proprio questo dicevo. Ecco, però questi discorsi che adesso fanno, buttano la notizia sulla carne cancerogena, non è cancerogena, eccetera, è una cosa del momento, poi dopo passa, ci si dimentica, diventano più cancerogeni perché non se ne parla più. No. Infatti, comunque, proprio per concludere, poi ne parleremo nella 29esima puntata, certamente bisogna non esagerare, questo lo sappiamo da fin quando eravamo piccoli. Ma tutte le cose non devi esagerare, che fanno male. Assolutamente. E usare la carne una o due volte alla settimana. Certamente, certe carni troppo elaborate, come tutte le cose troppo elaborate, possono creare dei problemi di digestione e di assimilazione. E come sempre tutti gli articoli di questo genere, compreso il consiglio del ministro Lorenzin, è quello di promuovere la dieta mediterranea, che è quella che dovrebbe tagliare un po' la testa al toro su queste problematiche di pericolosità. Carissimi amici, io stasera ho concluso, vorrei chiudere passando la palla al caro Sancho. Caro Alfredo, c'è una cosa da dire, rubiamo qualche minuto in più. Certo. Perché il caro Alfredo prima o poi inizierà la sua trasmissione da solo, mattutina, dal titolo, si sa, non si sa, è stato deciso. Non è ancora in lavorazione, tutti i giorni cambio. Comunque, in linea generale, sarà una trasmissione intorno alle 11 e mezza del mattino in radio, dove si scasseggerà, si parlerà un po' di questo, un po' di quello, qualche musica, in modo da preparare lo stomaco al pranzo. Tastare un po' insieme, ecco, una durerà Alfredo sta trasmissione quanto tempo? 10 ore, 9 ore, 3 quarti d'ora, un'ora, vediamo quanti pomodori mi tirano, se riesco ad avere tanti pomodori. Mi raccomando,
proprio questo dei pomodori, volevo dirvelo, non ho l'articolo sotto mano, comunque è stata selezionata una varietà di pomodoro ultimamente con altissimi poteri antiossidanti, vuol dire anticancerogeni. Questa è una notizia certa. Quindi mangiate la carne con questi pomodori. Beh, certo che intorno al pomodoro, intorno alla carne ci vuole un po' di condimento, è un bella pomparola, ci sta sempre bene. Ok, 28ª puntata, 23.03, caro Alfredo, salutiamo i nostri amici, chiudiamo la trasmissione qui, dandovi appuntamento, questa volta però non alla settimana prossima, che sicuramente andremo in replica. Un'altra notizia, sì. Prossimamente ci sarà il direttore sanitario dei centri Microdent di Bologna e di Bari, quindi odontoiatrico, che tratterà un argomento, argomenti a livello dentistico, suggerimenti, modi di cura, vedremo, forse inizierà una collaborazione anche non sempre non solo con il nostro, intervenendo nel nostro programma, ma anche preparando degli spot video e audio su suggerimenti di cura dei denti e il modo di trattarli nella migliore maniera. Cosa molto interessante questa. Questo è molto interessante, ho insistito un poco per avere questo direttore sanitario, ma ha consentito, mi ha garantito la sua partecipazione al nostro programma. Bene, e ad altri programmi. Prepareremo quindi allora per il 10 di novembre. Me lo segno subito. Perché il 3 non si va in onda, e il 10. Sei. Il vostro Saiuz è in giro per il mondo la settimana. Va a raccogliere informazioni di prima mano. Di prima mano. Si dice così, anche se vai solo a fare una passeggiata ai giardinetti. Ai giardinetti. Raccoglie informazioni. Bene, 23.05, caro Alfredo, se non abbiamo nient'altro da aggiungere, congediamo i nostri ascoltatori, sia Web TV ascoltatori che Web Radio ascoltatori. E Web YouTube anche. Vabbè, la stessa cosa fa YouTube. Mettiamo dentro. Un caro saluto a tutti quanti e mi raccomando, insomma, seguiteci sempre perché è importante. Okay. Ciao Alfredo, ciao a tutti quanti. Ciao Dario, ciao a tutti. Thank you.